Si ferma al cospetto del Benevento la corsa in Team Cup della Virtus Lanciano. 0-2 netto per i sanniti. I frentani, dopo un primo tempo su buoni livelli, nella ripresa mostrano i limiti di una condizione ancora precaria. Falcinelli al settimo è il primo a suonare la sveglia, diagonale e respinto però coi piedi di Dagori. Ma che la serata rossonera non sia nata sotto i migliori auspici lo si capisce già al decimo. Vastola si fa male e Baroni deve inserire Volpe al suo posto. I campani di Carboni rispondono colpo su colpo, ma Mancosu da piazzata non trova la porta. Campagnacci è fortunato quando si ritrova tra i piedi un pallone d'oro senza però riuscire a sfruttarlo. Piccolo, uno dei più attivi tra i padroni di casa, si sbatte sulla fascia, il mancino che prova al 34esimo in centrale, mentre l'imbeccata di Aquilanti, quando si è quasi sotto gli spogliatoi, trova Falcinelli sì, ma non il gol del vantaggio. Quello che sfiora davvero Montiel, minuto 47, il traversone di Ferretti, entrato al posto di Anaclerio, impatta sulla testa del paraguaiano, Sepe immobile. Il palo dà una mano ai rossoneri, il sospiro di sollievo è grande, ma dura poco se si esclude l'intervallo. Perché pronti via, lo stesso Montiel si fa mezzo campo in solitario, punta la porta, carica il destro, Sepe stavolta è battuto, il Benevento è avanti. La reazione frentana, scivolata di Mengoni su Falcinelli a parte, stenta a dare i frutti desiderati, con i campani che all'undicesimo, cross di Ferretti gestito male dalla difesa, con Eva staccano il pass per giocarsi il terzo turno eliminatorio a Marassi contro la Sampdoria. Perché quando anche il sinistro di Carlo Mammarella non c'entra i pali di Gori, allora vuol dire proprio che la serata non è quella giusta. Per di più Sepe deve superarsi sul entrato a Spinal, mentre la sventola alta di Paghera sembra carica più di frustrazione che di convinzione. Eppure, se la squadra di Baroni, che alla fine con Tiam e Plasmati si gioca il tutto per tutto all'81esimo, trovasse con Amenta il gol invece del palo, probabilmente la partita avrebbe avuto qualche chance di rimetterla in piedi. I tentativi, gli ultimi, arrivano di testa, Plasmati alza troppo il mirino, servito da De Col. Gori salva su Falcinelli, finisce 0-2, Benevento qualificato, Lanciano fuori e rimandato, perché il campionato si avvicina, la prima sfida al Brescia è dietro l'angolo, la condizione regge solo 45 minuti, tempo per lavorareci ancora, ma non troppo. È un fatto filosofico. Allora, guardate, noi siamo partiti il 15 di luglio, non c'era molto tempo per fare, abbiamo sicuramente deciso di fare un approccio la prima settimana, come voi sapete che siete qui, vi ho spiegato spesso il lavoro che abbiamo fatto, è stata più una settimana di adattamento, di rientro, quindi è chiaro che sicuramente nel lungo ci può essere un calo, ma il calo spesso in campo è determinato dalle distanze. È chiaro che dopo l'1-2 che il Benevento ha fatto sul campo, la partita dopo era difficile analizzarla, anche se poi abbiamo avuto ancora delle occasioni, però in maniera più così. Non voglio dire episodica, perché la squadra comunque ha tentato comunque di trovare il gol fin da ultimo e questo mi è piaciuto. Ecco, magari forse se ci fosse stato un po' più di cattiveria e di determinazione sotto porta, perché il primo tempo abbiamo avuto anche insomma delle occasioni importanti, no? Che una squadra come la nostra, una squadra di B, deve sapere sfruttare, perché quando ce l'hai devi farle fruttare, ecco.